E soprattutto ragazzi, prima di questo nuovo episodio di Crisis Core Final Fantasy VII, qua finalmente ho trovato l'ultima maglia della Re, quella che non avevo trovato nello scorso episodio, che inserisce finalmente. Dobbiamo inserire tutte, che sa che fosse probabilmente questo sarà il finale. No, aspetta. La boss fight segreta per questa, forse. Credo, poi non lo so. Porca troia, due solo in colpi. Oddio. Magari forse questo dovrebbe essere la boss fight segreta, non so perché. Sacchi spari del nostro. Che usiamo energie da qua. Via tutte e due piraga. Che cazzo di tundaga? Ma che... Scusa, piraga di prevenzione sto stronzo. Ma muore. Ok, questo mi fa culo. Merda. Se avete dovuto livellare un altro po' cosa nelle missioni, mannaggia. Oddio. Magari forse non è questa la boss fight segreta. Ok, questa dovrebbe essere riuscita, credo, eh. Non lo so. In cui ci aspetterà di un finale proprio. Genesis mi sta aspettando più in avanti, me ne sono certo. Sono pronto per lo sfondo finale, guarda. Oddio. Qua credo che troveremo i fante della Shinra, credo. Anzi, no. Ah, forse più in avanti troveremo i fante della Shinra, credo. E allora questo non è l'ultimo episodio. Loveless again. You have succeeded Angeal's spirit and carry a part of Sephiroth within you. Thus the three friends are reunited once again. And Loveless is reenacted. No! Open your eyes, Genesis! When the war of the beasts brings about the world's end. I've come here to help you. The goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss, her gift everlasting. What is that? The gift of the goddess, a heavenly boon found only in Benora. I thought the cells were the gift. There are various interpretations. I don't understand. To ponder the mystery is in itself a gift. We will all join the life stream. You are no exception. The planet has become my guardian. Ok, contro Genesis, non lo so.
Don't let it take over. You're not a monster. You're one of us. Damn you! E quando poi neanche Genesis può trasformarsi, proprio come Angio prima di morire. Mamma mia, che cioè Genesis è diventato un Transformers, ragazzi. Ho detto tutto. Né di sabato. Fatto con le magie non si fa un cazzo. Cosa devo fare per attaccare? E quelli quando pare sono gli scheri di genere. Dio. Mamma mia, manco. E manco se stessi combattendo contro... Non so se avete presente il leone supremo di Jack. Cioè manco se stessi combattendo contro il leone supremo. Cioè simile alla... questa scena. Manco se fosse diventato il leone supremo... Vabbè, questa è un'altra cosa. Andiamo a parlare di altri fanatici qua. Io posso farmi più bene. Via. Probabilmente attaccherà. Ero convinto che avevo raggiunto il finale di questa cosa. Magari dopo questo, che probabilmente questo sarà fusione oscura. Al penultimo episodio di Dragon's Ball. Qua non possiamo fare altro però. Grazie. Ma beccati questo filato. Sa quanti HP ha... Genesis troppo come cazzo di là. Io speriamo che la Square Enix non mi scassa la minchia per il cover e per via di questa musica epica tipo che tra l'altro sembra proprio. Cioè parecchie delle soundtrack sono fatte proprio tipo in stile metal, eh. Parecchie delle soundtrack di Gas for My Final 7. Le mosse sto facendo caso. Soundtrack in stile metal. Anche in stile rock. Hanno mischiato il rock con il metal su nel soundtrack di Guys for Fire. Porca troia, proprio ora che ho ottenuto il critico grazie alla limit break di Coto. Oddio, onda purificante, ma sicuro? Credo.
Ah no. Porca puttana! Male che mi sono curato, se no era game over assicurato ormai. Sette volte, oh, credo che Genesis sia un figo, ma tre volte proprio fa proprio lo sfronto. Già siamo in 11 minuti di gameplay qua. Ok, Apocalisse. Niente, quanto tempo ci vuole per... Prima o poi la strada dovrebbe distruggersi, però, eh? Che cazzo. Oh. L'ho detto. Soul corrupted by vengeance hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation. Io già esse guarito che non suo corpo non si sa eternal slumber ne deloreranno. Does this mean you knew from the beginning? Stand and fight, soldier first class. Zack! Why is everyone always pushing things on me? Star Wars qua. Già sono 13 minuti sempre qua. Credevo che questo era l'ultimo episodio, mannaggia. Probabilmente questo sarà penultimo, credo. Sta accadendo di brutto, ce n'è. Oddio. Che effetto fa usare la limit break di Angelo contro Genesis? Io. A ricerca. Da qua dice che ha fatto flash. Ok, ora grazie a Genesis illumineremo tutto il mondo in uno. Ok. I'm on fire now.
Shinra attacked us. Save your strength. I got some help from him over there. It's you. Era una copia di Angia che è stato. Che poi è stato ucciso. Director! Thank you. Okay, let's eat. Sorry I'm not the real thing, but... Is it good? Yeah. The gift of the goddess. This apple? You. I wish I knew where you were. It's already been 4 years now. This is the 89th letter that I've sent to you. But I don't even know where to send them anymore. I really hope that this final letter that I'm writing gets to you. By the way, the flowers are selling very well. They make everyone so happy. Thanks to you, Zach. Aaron. Four years? What do you mean, final? Wait for me. You're gonna make it too. You got that? This must be an important matter if they are sending the two of us. Apparently the subject will become our brother. Is that so? Oddio, vanno a prendere il Genesis allora. Io voglio dire che il Genesis sarà
sospettoso, un soggetto per degli esperimenti. Quei sogni che ci sono. Ho delle copie di Angio dopo. Credo che Zack aveva dovuto portare Genesis con sé, anche Genesis con sé, oltre a Cloud. Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. E beh, dovuto portare anche Genesis appresso Zack. To become the dew that quenches the land, to spare the sands, cioè qua, è tutto quello che è rimasto di Bano, proprio bombardato dalla scena. Sarò credo no che Sisne. The army's mobilizing. Find the targets before they do. Siamo quasi vicino al finale. I want them alive. You hear me? You're going to save Zack's life. Of course. I haven't even told him my real name. Help them. Sisne. I have letters for Zack. 88 of them. I'm just kidding. You know I wouldn't do that to you. We're friends, right? Serious. There's no way we're gonna find two needles in a haystack this size. There's no mission that's impossible for the Turks, yeah. Also, Sun apparently has something to give him. Who? The target? Ok, credo che questo sarà il finale. Delivering packages to fugitives, huh? Mette male per Zack, credo, eh. Oddio, perché è sceso dal camion? Poi chi è che guidava il camion, credo? Oddio. Cloud credo che si è svegliato, forse. Ok. Mi fa andare la scena. E mo so cazzi amari per Zack. Tra l'altro su Final Fantasy 7 Remake Zack sopravvive contro i fan di... contro i fan della scena. Tanto sembrano infiniti comunque i fan della scena, eh. Embrace your dreams and whatever happens,
questo è il finale, dai. A soldier! Come and get it! Activating combat mode. E ti dà gatta di me. Oddio. Tanto subito siamo morti. Cioè manca il tempo di usare energia. Tanto papi vedremo. Pensare che su Final Fantasy VII Remake sopravvive poi. Guarda questo stronzo che tira i missili. Tanto è impossibile sopravvivere perché Zack è da solo contro tutti i nemici. Se Cloud si svegliava in tempo, probabilmente Jack si sarebbe salvato, no? Porca troia! Uno di vita. Cacchio, hai dovuto usare energica. Ancora una volta. Ok, ma muore Jack. Ma che? Non ci credo. Cioè su Final Fantasy VII Remake sopravviva, ma che è immortale su Final Fantasy VII Remake? Quasi su Crisis Core muore. Fa una morte misera. Tanto manco muoiono. Cioè, me lo so nemmeno spiegare come ha fatto Zack su Final Fantasy VII Remake per dire contro i fanti della scena. Cioè non mi immagino la scena di come Zack sopravvive in Final Fantasy VII Remake contro tutti i fan della scena. Che probabilmente sarebbe un'impresa impossibile sopravvivere contro i fan della scena. Qua Zack in punto di morte sta perdendo a Aerith.
Ed è finale di sto gioco, è proprio drammatico. Ok, Rob si è svegliato. Cara che non si è svegliato in tempo. Che si svegliava in tempo, Zack sopravviveva poco più o meno. For the both of us. Both of us. That's right. You're gonna. You'll be my living legacy. Madonna. No, dai. Più bello si doveva bloccare. Ma porca troia. Proprio ora si doveva bloccare. Edit. My honor. My dreams. Mio onore e i miei sogni sono tuoi. They're yours now. Tra l'altro qua ci sarà proprio la nascita di un nuovo Soldier qua, che è Cloud. I'm your living legacy. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. Thank you. I won't forget.
Credo che un giorno ho fatto anche la serie game su Final Fantasy 7 Remake. E forse un giorno se riuscirò a trovare la traduzione in italiano del classico Final Fantasy 7, però anche quella serie gameplay. No, non so perché. Non riesco a trovare perché dopo non riesco più a trovare quella. Girl. She said that the sky frightened Riesco a her. trovare più quella la Final Fantasy 7 classico, l'ha tradotto abbandonatamente in That looks italiano. so liberating. Ok. È già caraggio di paradiso. Those wings. I want them too. Infatti, che quando si dice che un corpo muore, l'anima lascia il suo corpo quando il corpo muore. It feels Si dice così. good. Forse comunque è così, che quando un corpo muore, l'anima lascia il suo corpo e va in cielo. If you see her, say hi for me. Tanto per Cloud la Master Sword è pesante, vabbè qua. Poi piano piano ci si abituerà anche lui a usare. Che in italiano vuol dire spada potente. Hey, Ok, questo era il finale di Crisis what'd you Core Final say? Fantasy 7, I ragazzi. became a hero? Spero che vi sia piaciuto qua questo finale qua. Finale leggermente triste, ma commovente. Ok, qua vabbè, qua credo che potrei velocizzare i titoli di coda qua. Altrimenti possono neanche saltare i titoli di coda. E ok, ragazzi. Spero che vi sia piaciuta questa serie di Final Fantasy 7 Crisis Core. Credo che magari più in avanti, magari se compro, riesco a comprarla anche la remaster, credo che, non so, magari potrei anche portarla in live con la Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. E spero che vi sia piaciuto questo finale che è durato più o meno 40 minuti. Oh, chi lo sa, qualche filmato extra qua. Tanto sui titoli di coda non li posso neanche saltare qua. Aspettiamo qua. Dove che se sono lui si sì, di coda potrei anche terminare la registrazione visto che ho finito la serie gameplay di Crisis Core Final Fantasy 7 prima di coso, no, come si chiama, da combo da carta. Mi sa che mi rimane da continuare Dragon Ball Z Kakarot. Se finito Dragon Ball Z Kakarot, non vi preoccupate che continuerò con Final Fantasy 8 Remastered. Ok, sono finiti i titoli di coda, credo. All'improvviso compare Cloud. Io
Io ci penso che poi partiva da lì e poi iniziava a giocare, dico, fai meno il pupazzo e seguimi. Ok, dai. Sa che sono finiti tipo di gode qua, dai. Termina qui quest'ultimo episodio di Classico Final Fantasy VII. Ci becchiamo probabilmente anche nell'ultimo episodio di Dragon Ball Z Kakarot, quindi alla prossima.